Benvenuti in Legendas Bug, qui è Francesco Almasio e oggi voglio parlarvi di un'importante novità per coloro che utilizzano Instagram, il social delle fotografie, e che finalmente è possibile utilizzarlo per caricare le foto anche da browser e soprattutto da iPad. Andiamo a vedere subito come fare. Grazie a un velocissimo articolo di SpiderMac, come vedete basterà abilitare l'opzione dello sviluppo andando in Safari e poi preferenze e poi andare alla voce mostra menu sviluppo nella barra dei menu. Una volta fatto questo basterà recarsi in instagram.com dopo aver fatto il login su Facebook se siete collegati con Facebook, andare in sviluppo e andare in user agent e mettere ad esempio iPad. Una volta fatto questo basterà cliccare su accedi come il vostro nome utente e una volta aver messo il codice siamo finalmente disponibili a poter, come vedete, pubblicare una foto. Infatti se noi cliccheremo qua potremo avere la possibilità di scegliere un'immagine da caricare. Ovviamente non potrete utilizzare i filtri, ma semplicemente comparirà questa foto con la possibilità di ruotarla e poi mettere ovviamente le varie opzioni e condividerla, ma non potremo utilizzare i filtri, ma perlomeno per le foto principali sarà possibile condividere le foto. Adesso andremo a vedere come fare lo stesso con iPad. Eccoci qua, come vedete tramite il reflector possiamo mostrare il mio iPad. Basterà andare su instagram.com e fare accedi con Facebook. Come vedete anche qua appare la stessa schermata con la voce pubblica una foto. Cliccando su pubblica una foto comparirà la voce scatta foto o libreria foto, in questo caso facciamo scatta foto, ci chiede la conferma, clicchiamo su ok, in questo caso la facciamo agli occhiali, mettiamo a fuoco gli occhiali, facciamo usa foto, anche qua possiamo come vedete girare, scegliere se ingrandire o se tenerla in 4 terzi, cliccare su avanti, mettere la didascalia e poi condividere. Non potrete, come già detto, utilizzare i filtri di Instagram, ma devo dire che è veramente un'ottima cosa per poter condividere in mobilità e anche con altri dispositivi come iPad e Mac i propri scatti. Molto utile, diciamo, da web, perché in questo modo possiamo condividere in modo veloce le foto. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, troverete come sempre tutti i link in descrizione e ci vediamo ad un prossimo video.